Scendiamo in piazza per evidenziare la grande emergenza che la Sicilia sta vivendo, quindi l'emergenza finanziaria, emergenza sulla povertà, emergenza sull'occupazione, emergenza sulle infrastrutture, sulla viabilità. Quindi temi delicati e importanti che devono partire da un principio molto semplice: guardare i conti della regione. L'operazione verità sui conti della regione è indispensabile che venga effettuata, da lì bisogna ripartire per affrontare le grandi emergenze che attanagliano la Sicilia, che la riducono alla Cenerentola d'Europa e anche probabilmente oltre l'Europa. In questa direzione il sindacato si mobilita per rivendicare con forza un cambio di rotta al governo regionale, ma non solo, ma anche al Parlamento. Non possiamo continuare ad aspettare il poltronificio, ma abbiamo da affrontare temi seri che riguardano la dignità delle persone, ma soprattutto il lavoro. Questo governo sta affondando, cerca 2 miliardi ma non riusciamo a capire come dovrà trovarli, rischia di trascinare in fondo tutta la Sicilia. Basta col gioco dei rimpasti e delle poltrone, bisogna cominciare a risolvere davvero i problemi dei siciliani, altrimenti vadano a casa. Per tutte queste ragioni noi siamo nelle piazze sabato, si tratta di una prima iniziativa, ne seguiranno altre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo questo governo ma anche il governo nazionale. L'assenza del governo nazionale, manca il piano per il sud che c'era stato promesso, spesso le risorse del sud vengono scippate alle regioni meridionali per finanziare misure nazionali e questo ovviamente i siciliani non lo possono accettare.